su c di x quadro più y quadro più satoso. Dx di y, dove c è uguale aperta tonda le coppie x e y appartenenti all'R quadro, lo fare insieme, le coppie x e y, x di y appartenenti all'R quadro, tali che due punti la norma, x y, tra parentesi x y, meno la coppia R0, R0. Qui sono minore o uguale di R, chiuse parentesi grande, dove R è maggiore di 0, con R è maggiore di 0. Qui dobbiamo calcolare questo integrale doppio. Disegniamo il nostro insieme. Questo è il cerchio di centro R0 e il raggio R. Disegniamolo così. Centro R0. Centro R0. Centro R0 questo. Raggio R questo. Usiamo le coordinate polari centrate nel centro del cerchio. Quindi scriviamo x, y. Noi le vogliamo non centrate all'origine, centrate nel punto R0. Quindi sarà x uguale R più ρ cosine. Y uguale la seconda coordinata è 0, quindi non mettiamo niente, quindi R 0 di 0, ρ 0 di 0, d'accordo? Ragazzi, dove varia ρ e dove varia teta? Facendo questo cambiamento di variabile, ρ dove varia? 0 la 0 è R, la 0 è R, d'accordo? ρ appartiene all'intervallo chiuso 0 e R. Te dove varia? Tra 0 e 2π. Teta appartiene a 0 e 2π. Allora, scriviamoci la nostra trasformazione. Quindi, che è la nostra trasformazione? G. Sale qui, teta ρ appartenente a 0 chiuso 0 2π greco per 0 r associa r più ρ cosine teta più ρ, no? R più ρ cosine teta, ρ seno di teta appartenente a C.
dove C grande è questo insieme. Allora, dobbiamo verificare se questa è un'applicazione, se è un'applicazione di classe C, e calcolarci le determinanti della matrice jacobiana. D'accordo? Possiamo vedere, questo sicuramente è surriettivo su questo insieme, però non è iniettiva. Perché per esempio, disegniamo questo insieme. Nel piano pronto del teta. Questa è l'asse teta, l'asse teta è l'asse roccia. Quindi teta vale tra 0 più pi greco. 0. E rho varia tra 0 e 1. Cioè il nostro dettaglio. Ora, qual è il problema, ragazzi? Questa applicazione sicuramente è questa applicazione. L'applicazione trasforma questo rettangolo in questo circolo. Qual è il problema però? L'applicazione è sicuramente surriettiva, però non è iniettiva, perché quando prendete rho uguale a 0, vedete i punti del tipo, quando rho è uguale a 0 e teta vale, vedete i punti del tipo r,0. Quindi l'immagine del punto 0 teta con teta appartenente a 0, 2, 3, quindi l'immagine di questo segmento è questo punto. Questo punto è R0. Questo circa. G aperta tonda per circa 0. Calcolate la G del punto teta 0. Cosa ottenete? Quando vedete rho uguale 0, 0 lo sentite? 0. 0 sentite fra 0 ovunque sia teta, quindi ottenete il punto che è 0. Questo qua. Aperta tonda, R grande, virgola 0. Questo per ogni teta appartenente a 0, 2 pi greco. D'accordo? Quindi questo segmento, questo segmento viene trasformato in questo punto. Cosa. Poi prendete una rho qualsiasi, calcolate per esempio G di teta, no scusa, G di 0, virgola rho. Questo è uguale a G di 2 pi greco, virgola rho. Ragazzi, qui o ci mettete 0, o ci mettete 2 pi greco, è la stessa cosa. Vi trovate? Per rho fissato ottenete la stessa cosa. E questo cosa fa? Chi è G di 0 G di 0 rho? Chi è G di 0 rho? Questo è greco. D'accordo? E G di 0 più greco chi è? Sempre questo segmento. Quindi cosa fai? In questi due punti, per 0, per G uguale a 0, quando prendete teta uguale a 0, teta uguale a 2 pi greco, comunque se avrò il valore è lo stesso, perché è stato fatto un G per ritornare allo stesso punto. D'accordo? Quindi questa anche la funzione non è per questi due motivi, sia per questa condizione qui che per questa condizione qui. D'accordo? Allora, quali sono i problemi, ragazzi? Perché si vede l'attività? Perché avete la retta, abbiamo detto, come stava quella di prima? A 0. Rho uguale a 0. Questo segmento qua nasconde il problema, su questo segmento nasconde il problema.
e poi nascono i problemi. Per te uguale 0, per te uguale 2, su questi due, segmenti nascono i problemi. D'accordo? Quella che vi fanno perdere in attività. D'accordo? La G calcolata su questo segmento e la G calcolata su questi due segmenti. Ragazzi, teniamo presente questo fatto per adesso. D'accordo? Quindi abbiamo perso le reattività. A causa, perché la G va bene su quei segmenti. Fatto un lavoro. È di classe C1, sì, che poi sta funzione di classe C1, questa è la funzione di classe C1. Calcoliamoci il determinante della radice jacobiana. Sempre lo stesso, ma della radice jacobiana. Perché ovviamente questa costante non influisce nel calcolo del determinante della radice jacobiana, la derivata da 0, se rispetto a x, rispetto a x, a 0 con la derivata. Quindi qual è il determinante della radice jacobiana? Rho. Scriviamo. Il determinante. Qua c'è qua. Determinante. J, aperta J. Nel punto della teta. Nel punto della teta, scusate. È uguale a 0. Non è uguale a rho, insomma, a 0, non è a rho. Per ogni rho teta appartenente al nostro insieme, chiamiamo tutti questi insieme qui ragazzi, e dove si annulla qui ragazzi? È diverso da zero, no? Questo è uguale a zero quando il nostro è uguale a zero, quindi dove si annulla? Su questo, segmento. È chiaro? Si annulla su questo segmento. D'accordo? Allora ragazzi, perché è chiaro che i problemi nascono su questo segmento, questo e questo segmento. Allora, considera questa applicazione. Invece chiamiamola G, chiamiamoci F. Adesso facciamo un altro nuovo sul discorso, facciamo con precisione, poi non ripeteremo più. F tale che. Rho a teta rho appartenente, invece viene l'intervallo chiuso lì ragazzi, prendiamo l'intervallo aperto, associo, sempre la stessa applicazione, associo R grande appartenente a chi? Ragazzi, con questa trasformazione dove andate? Cosa stai togliendo questo? Scusa, avete tolto i bordi di questo rettangolo. Quindi cosa è? Cioè, rho sarà compreso tra 0 ed R. E teta tra 0 e 2π greco aperto. Quindi in questo rettangolo cosa state togliendo? State togliendo questo segmento. D'accordo? E state togliendo anche la circonferenza. Quello che ottenete non avete più C, avete C meno questo segmento e meno la circonferenza. D'accordo? Allora, chiamiamolo solo insieme, questo non è altro che ragazzi l'interno di T. Questo è altro che l'interno di T, perché abbiamo tolto a T, abbiamo tolto la sua frontiera. Questo insieme chiamiamo per esempio A. Chi sarebbe A? È l'insieme C a cui abbiamo tolto la circonferenza, abbiamo tolto anche questo segmento, d'accordo?
Adesso questa applicazione, l'applicazione F è da T ad A. Adesso è suggettiva, è iniettiva, è di classe C1, determinata velocità doppiana, è diverso da 0. D'accordo? Quindi vedi che tutte le proprietà della trasformazione che interviene nei cambiamenti variabili negli integrali doppi. D'accordo? Allora che cosa abbiamo? Abbiamo qui, siamo qua, l'integrale doppio su A di f di x, y. F sarebbe x quadro, x quadro più y quadro di x di y di y è uguale all'integrale doppio sull'interno di t di chi, facendo la sostituzione, al posto di x lo metterci r grande più roba sono i te, quando più posto y rho seno di te al quadrato. Aspetta, cosa bisogna moltiplicare? Per il determinato, per il modulo determinato della matrice jacobiana, per rho, del rho, no, si scusa, del rho, sentite del rho, d'accordo? Questa trasformazione la posso fare perché la mia applicazione che ho chiamato questa applicazione F, mi ha chiamato F, è un'applicazione che va da T su A. È una ripetita che è suggettiva, che questa volta è iniettiva, è di classe C1, è determinata la matrice jacobiana, è diversa quindi questa funziona. Però noi abbiamo un'integrale, non abbiamo un'integrale sull'interno di T, abbiamo un'integrale, non abbiamo un'integrale su A, abbiamo un'integrale su C. Però ragazzi, cosa differisce A da C? Da un segmento e dalla frontiera. Questi insieme hanno misura nulla, secondo Giorno, sono insieme misura nulla. Si può dimostrare, non l'abbiamo fatto vedere, che questo integrale è anche all'integrale doppio su C di x quadro più y quadro di x di y. Questi due insiemi A e C differiscono per un insieme di misura nulla, differiscono per l'insieme A, si ottiene togliendo l'insieme C una circonferenza e un segmento, che è un insieme di misura nulla. Allora, essendo insieme C A differiscono tra di loro per insieme di misura nulla, l'integrale non sono uguali, l'integrale è lo stesso, non cambia l'integrale, d'accordo? La stessa cosa qua possiamo lasciare all'interno di T, potremmo metterci la stessa cosa, potremmo metterci tutto T qui, che qual è la differenza tra T e l'interno di T? È giusto la frontiera, d'accordo? Che a misura nulla, d'accordo? Quindi questo qua è uguale, troviamo anche se preferiamo tutto doppio T senza interno aperta tutto un po' di tutto. Perché ragazzi, ci sono due insiemi che differiscono per un insieme di insiemi misurabili, che differiscono per un insieme di misura nulla, l'integrale di due insiemi, la funzione integrabile è uguale. Quindi tutto questo in conclusione, vedete, anche se in partenza la nostra trasformazione non verificava le ipotesi che avevamo enunciato per la formula di cambiamento di variabile e le integrali doppie, tutto continua a funzionare perché
le cose non funzionavano sull'insieme di misura nulla, secondo Jordan, piano Jordan, e quindi le cose, il teorema continua a valere se le cose non funzionano sull'insieme di misura nulla. E se questo discorso non lo faremo più, l'abbiamo fatto adesso, ma non lo faremo più, applicheremo direttamente il risultato adesso. Ok, quindi a calcolare questi integrali adesso, d'accordo? Questo è l'integrale tra, aspetta, integrale come riduzione, se adesso siamo su t, tra 0 e 2 pi greco. Ah, aperta tonda, l'integrale tra 0 ed r, come fare? Viene da fare questo quadrato, come fare? R quadro più lo quadro cosen quadro teta più due volte r rho cosen di teta, ma senza togliere la parentesi, più rho quadro sin quadro teta, chiuso parentesi, per rho de rho chiusa parentesi, abbiamo applicato le formule di riduzione, perché il nostro dominio T è un dominio normale rispetto all'asse teta, ma anche rispetto all'asse loro, noi l'abbiamo visto come dominio normale rispetto all'asse teta, d'accordo? Questo è qua, l'integrale tra 0 e 2 pi greco, aperta tonda, integrale tra 0 ed r, viene allora r quadro, lo qua abbiamo rho quadro cosen quadro teta più rho quadro sin quadro teta più rho quadro più due volte r coseno più due volte r rho coseno ci conviene moltiplicare, moltipliamo pure per rho, facciamo rho all'interno, quindi mettiamo rho, quindi togliamo questo rho fuori, qui diventa rho quadro, qui diventa rho cubo, qui diventa rho. Faccio le parentesi con la sua. D'accordo? Quindi viene r quadro rho, questo vaso vicino a ragazzi. R quadro rho più rho al cubo più 2 rho rho quadro coseno di teta, d'accordo? Questo è uguale l'integrale tra 0 e 2 pi greco. Allora vediamo un po' ragazzi, questo è R quadro, la costante la portiamo fuori, abbiamo rho che è integrale tra un del rho, quindi la periferia di rho che è rho al quadrato mezzi, mezzi. La parentesi batte, calcolato tra 0 ed r più rho al cubo, per dire rho al cubo è rho la quarta per quarta, calcolato tra 0 ed r più 2r coseno di teta, possiamo farlo fuori integrale che è una costante rispetto a rho, 2r coseno di teta, cosa resta? Rho quadro, per dire rho quadro è rho al cubo terzi, calcolato da 0 chiuso a tutto, questo qua quindi avete da 0 tutti greco, aspetta però anzi non lo vediamo più, integrale tra 0 e 2 più greco viene, qua che sta scritto adesso? Ah, viene rho al quadrato, qua ci sta un r al quadrato, quindi rho alla quarta mezzi, no r, scusa, r alla quarta mezzi più qua ci sta r alla quarta quarta, più
2 cosen teta era la quarta terza. Tutto da parentesi le teta. D'accordo? Quindi cosa viene qua? Questo è uguale. Questa è una costante, ragazzi. Questa è 3 quarti, no? Uguale 3 quarti. 3 quarti r alla quarta. Cosa resta? Se è tra 0 e 2 pi greco della funzione 1, che viene 2 pi greco. Trovate? Grazie, ti trovate tutti quanti? 2 pi greco. Poi più 2 terzi rho l alla quarta l l. Cosa viene, ragazzi? L'integrale del cosino tra 0 e 2 pi greco quando fa 0, e quindi tutto questo non ci sta. Quindi è uguale a 3 mezzi l alla quarta. Ti trovate? Come scivola che è la r quarti e r alla quarta? Questo? Allora, quindi devi calcolare. No, no, però sì, come abbiamo fatto uguale 3 quarti per r alla quarta. Qua. Questo più questo. Un mezzo, più un quarto, più un quarto. D'accordo? Poi cosa resta? L'integrale tra 0 più continuare la funzione 1 che vale 2 pi greco. Trovate? Ok, grazie. Vuole venire? Ti faccio la lettera. Quando vieni rispetto a tre mezzi? Integrale doppio su c della radice di x quadro più y quadro di x e y dove c è l'insieme di prima, quindi c è uguale x y appartenenti ad r quadro tale che la norma di xy
meno R0. Zero. Non è diritto a zero. Ah, sì. No, ma non ti si trova. Chiuso la notte. E meno uguale in quella che chiusa parentesi grande. R grande è numero positivo. R grande è maggiore di 0. Ragazzi, questo è lo stesso esercizio di prima. Cioè, il dominio è lo stesso di prima. D'accordo? Disegniamo a tavolo usato. Non ho fatto male a cancellare. Ho sbagliato io. E disegniamo il dominio. Questo è il cerchio. Di centro R0 e raggio R. Allora, cosa potremmo fare? Potremmo applicare la stessa trasformazione di prima, d'accordo? Passare a coordinate polari centrate nel punto R0. Proviamo x uguale a R grande più rho cosina di teta y uguale R grande rho, scusate, uguale rho sin teta. Abbiamo visto prima dove va rho e teta variano se si rho varia tra 0 ed R, teta varia tra 0 e pi greco, determinante la matrice jacobiana è rho, quindi possiamo, abbiamo visto che questa trasformazione funziona, possiamo applicare, vediamo cosa succede. Se apriamo questa trasformazione, questa cosa diventa l'integrale doppio su t, radice quadrata. Cosa dire? Al posto di x lo metterci R più rho cosino di teta al quadrato più rho rho quadro sin quadro teta tutto sotto radice. Tutto per, dobbiamo chiamare per il modulo determinante della matrice accoppiata, è rho. No, è rho. Positivo, non fanno niente. Detente del rho. Qual è il problema adesso, ragazzi? Cos'è che abbiamo la radice qui? No, c'è su pari termini, no? Qua ci vediamo come prima, però sotto radice adesso. Questo è uguale, vediamoci i termini. È uguale. Il dato più di radice R al quadrato più rho al quadrato più due volte R e rho cosina di teta. Vabbè, quindi è rho. No, così è un genere. Vedete? Però. Grazie, questo non sappiamo come trattare questi integrali. D'accordo? Quindi questa trasformazione non sembra proprio la migliore delle trasformazioni possibili. Pensiamo a un'altra trasformazione. Invece di considerare i coordinati polari rispetto al centro del cerchio, consideriamo rispetto all'origine. D'accordo? Sanno già tutto questo, ragazzi? Ci lasciano già tutto questo.
era un po' più facile, perché qui cosa vedrebbe fuori? Questo è proprio, se consideriamo le coordinate polari rispetto al centro del piano, questo è altro che? Proprio. Cosa si sembra che si debba semplificare. Allora, scegliamo le coordinate polari. Quindi x uguale rho cosine di tetto. Y uguale rho seno di teta. Ragazzi, teta dove va? Chiaro, abbiamo, ci guadagniamo qualche parte, perdiamo un'altra parte. Teta dove va? Questa volta va tra almeno pi greco mezzo. Quindi già questo uscire teta appartiene all'intervallo meno pi greco mezzo. Però dove ci perdiamo qui? Che rho dove varia? Mentre prima variava tra 0 ed R, perché avevamo fatto rispetto al centro del cerchio, quindi rho varia tra 0 e il raggio del cerchio. Invece questa volta rho dove varia? Tra 0 e questo punto, che dipende da teta. D'accordo? Cambiando teta, facendo variare teta, cambierà l'estremo dove deve cambiare, l'intervallo dove deve variare però. D'accordo? Prendiamo un po' di scriverci questo estremo dove deve variare però in funzione di teta. Noi abbiamo questa condizione qui, che x y meno lo 0 il norma deve essere minore o uguale a r. Questa questo corrispondente è la radice quadrata. Ragazzi, scriviamoci, esplicitiamo questa qui, d'accordo? Questa è la radice quadrata di x meno r al quadrato. No, tutto al quadrato. Ah, sì. No. Solo più y al quadrato. Ragazzi, vediamo dove è uguale. Esprimiamoci la frontiera, a noi interessa avere questa frontiera. D'accordo? Vediamo uguale ad R. Uguale ad R. D'accordo? Questo è equivalente a scritto. Doppia freccia. E x meno R al quadrato, tutto al quadrato, più y quadrato uguale R quadrato. D'accordo? Quindi questo è da scrivere. X 4 più R 4 meno 2X XR più Y 4 uguale R 4. Semplificando R 4 R 4 ragazzi, abbiamo posto x uguale a rho cosine teta, y uguale a rho sin teta, d'accordo? In termini di rho e teta, x uguale più y uguale a cos'è? Rho quadro, d'accordo? Quindi rho quadro poi questo è meno 2x, quindi meno 2 rho cosine teta r meno 2r meno 2r rho cosine teta uguale a 0. D'accordo?
dividendo per rho, questo viene che rho è uguale a 2r, ossia di te. Ovviamente se rho è diversa da essa, siamo andati a questo punto, scuso questo punto qui. Quindi se siamo espressi la circonferenza in termini di teta. In termini di teta. Quindi come dovrà essere nel nostro caso rho? Dovrà essere, più piccola, deve stare la distanza più piccola rho. Quindi deve essere più piccola di questa distanza. Quindi dovrà essere rho più piccolo, maggiore, deve essere maggiore o uguale di 0 e minore o uguale di 2r coseno di teta. Rho minore deve essere minore o uguale di 2r coseno di teta. E quando facciamo? Quando teta vale tra 0, tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, 2r grande coseno di teta mi descrive questa circonferenza in funzione dell'angolo teta. D'accordo? Quindi in conclusione, chi sa il nostro nemico? Sa il doppio pi grande, partiamo, pi grande uguale t grande uguale parentesi graffa, no scusa, t grande uguale parentesi graffa, sì, aperta tonda, allora teta rho, chiusa parentesi, tale che teta a partire dall'intervallo meno pi greco mezzi pi greco mezzi teta è compreso 0 minore uguale di rho minore uguale di 2r coseno di teta, chiusa parentesi grafica. Questo è il mio insieme t. Chi sarà la mia, il problema è disegnare t, scusa. Definire su quel, la, questa è l'asse teta e quella è l'asse rho. Teta c'è la teta e rho. Allora, teta dove è? Teta dove è? Meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Meno e pi greco mezzi. Se questo si comporta come per punto, meno pi greco mezzi e pi greco mezzi vale 0. Così. Nel punto 0 vale 1, fa 2r, questo è 2r, questo è il questa è la nostra funzione, d'accordo? E chi è il vostro dominio? E questo è il vostro dominio, che è un dominio normale rispetto all'asse teta. E chi è la nostra trasformazione adesso? La trasformazione è g. Due punti. Teta virgola rho appartenente a t associa freccia rho cosintetica virgola rho sintetica appartenente a C, a C è il nostro cerchio, questa è la nostra trasformazione. Qual è il determinante di questa matrice gordiana? Sempre la applicazione della serie è sempre rho, d'accordo? Cioè il determinante di J e punto teta rho è uguale. Thank you.
La selezione europea che abbiamo, questa applicazione è di classe C1, è surettiva, non è iniettiva, perché se vi considerate i punti di questo segmento, i punti del tipo teta 0, questi erano tutti trasformati, fate questa trasformazione, è una trasformazione, questa qua, rho uguale a 0, questi è 0, 0, d'accordo? Vengono tutti trasformati in questo punto qui, d'accordo? Vabbè, però abbiamo visto questo segmento, c'ha misura nulla, quel punto c'ha misura nulla, se le togliamo le cose funzionano, continua a funzionare l'applicazione, se le togliamo questo sicuramente quel punto, la trasformazione funziona bene e poi dopo ce la possiamo rimettere perché hanno sui insieme misura nulla. Quindi possiamo applicare tranquillamente questa trasformazione. Quindi quell'integrale come si trasforma a questo punto? Siamo qua. L'integrale doppio su t. Cosa devo fare? A posto x devo metterci ρ cosen teta, a posto y ρ sen teta. Quindi cosa diventa? La diventa ρ. Poi devo moltiplicare per il modulo del determinante della radice accoppiata, quindi devo moltiplicare per ρ. Teta. Questo è uguale. Applicare le formule di riduzione. Teta varia tra meno pi greco 4, meno pi greco mezzi, meno. Aperta tonda, dove varia l'integrale? Dove varia il rho, ragazzi? Tra 0 e 2r coseno di teta. Teta, rho quadro, de rho. Li trovate ragazzi? Questo è uguale l'integrale tra meno pi greco mezzi viene 0 e pi greco mezzi, pi greco mezzi. Allora chi è la primitiva di rho quadro? Rho al cubo terzo, quindi il terzo portiamolo fuori, rho al cubo calcolato parentesi qua, parentesi qua, tra 0 e 2 è coseno di teta in dei teta, che è uguale a un integrale tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi due al cubo è 8, portiamolo fuori, 8. R grande al cubo, portiamolo fuori, R al cubo coseno al cubo di teta. Che è uguale quindi a 8 terzi R al cubo coseno al cubo, come lo scrivete? Come coseno quadro per il coseno, coseno quadro come lo scrivete? 1 meno sen quadro, quindi guarda, l'integrale da meno pi greco mezzi di 1 meno sen quadro di teta, la parentesi, coseno di teta, che è uguale
che uguale a 8 terzi e la cubo. Questo è il coseno. Che mi dice il coseno? Il seno. Il seno di teta. Poi meno la radice del seno è il coseno, quindi questa sarà la dividere seno al cubo terzi. Seno al cubo di delta. Tutto in seno. No. Tra me e il primo mezzo. Allora, il seno del primo mezzo quanto fa? 1. Questo è uguale a 8 terzi n al cubo. Allora viene aperta 1 meno un terzo. Era così che ci prendesi qua questo meno nel punto meno 1 nel punto meno pi greco mezzo quando vale il seno? Meno 1, quindi aperta tu meno 1 più un terzo che qua 8 terzi per cubo. Cosa ci sta? Fa 1 meno un terzo, cioè 1 meno un terzo più 1 più o meno un terzo. Grazie. Allora, perché ho fatto questo esercizio? Per farvi vedere che il cambiamento, la sostituzione, dipende dalla funzione che avete e dal dominio che avete. Non esiste una regola generale. D'accordo? Ok, grazie. Volete?
calcolare l'area. Uguale parentesi grafica del punto x y appartenente ad r quadro tale di x quadro è minore uguale di y è minore uguale di 2x quadro virgola y no scusa 1 su x è minore uguale di y è minore uguale di 2 su x qua prova a disegnare questo rovino. Allora, y è compreso tra questi due punti e tra questi due punti. Allora, disegniamo la funzione x quadro. Poi, disegniamo le funzioni 1 su x e 2 su x. Vabbè, non ci interessa. Sì, anche la parte, si parla anche la papà, no? Sì, sì. Cioè, ci interessa. E poi 2 su x. E sempre 9. Ragazzi, chi è il vostro insieme? Questo qui. E quel rombo deformato. Corto. Ragazzi, allora, dovete calcolare l'area di questo insieme. Le farlo in più modi. Questo risulta essere un dominio normale. Voi potreste calcolarlo come area di un dominio normale, dividendo questo in genere. Più trash, d'accordo? Però fatelo a casa questo, usando le formule, applicando le formule di induzione, d'accordo? Vedete come dominio normale e fatelo a casa. Facciamo adesso una sostituzione. Guardate una cosa, se dividiamo qui per x quadro e qui moltiplichiamo per y, avete che y su x quadro è compreso tra 1 e 2 e x per y è compreso tra 1 e 2. Quindi viene naturale fare la sostituzione y su x quadro uguale a u e x per y uguale a b, d'accordo? In modo tale che qui b sarà in un rettangolo. Trasformiamo questo rombo deformato in questo parallelogramma deformato in un rettangolo. Facciamo la sostituzione. Allora ci vediamo, scriviamo questo in un'altra volta, se volete scrivere. Uguale. Lo potete fare perché ragazzi x e y sono maggiori di 0, nel vostro dominio. Moltiplica per x. E questo altro modo, un modo equivalente per scrivere il vostro dominio, d'accordo? La cosa potete fare è che se fate i conti vedete questo insieme che x e u sono sempre positivi. A questo non servono mai questo positivo. A questo punto poniamo u uguale y su x quadro sotto mettete sotto b uguale x per y x per y parentesi grafica
d'accordo? Facciamo questa sostituzione. Questa proprio a calarci. Questa facendo in questo modo, U e V come vale? U vale tra 1 e 2 e V vale tra 1 e 2. Proviamo a ricavarci X e Y in funzione di U e V. D'accordo? Quindi questo è quello che andate a scrivere. U, la prima di U sono uguale a U per X quadro. V è uguale. D'accordo? Sostenendo partendo il posto di y viene quindi x al cubo per u. E questo è scritto. La prima ci ricaviamo che x, la seconda x è uguale a v su radice cubo. D'accordo? Sostenendo la prima y è uguale al posto. Quindi U per radice cubica di V quadro su Q quadro. D'accordo? Che uguale? U potete portarlo sotto il segno di. U lo potete portare sotto il segno di radice, uscendo come U al cubo. Quindi resta la radice cubica di V per V al quadrato. Di V per V al quadrato. Vi trovate? Sì. Quindi possiamo scrivere G. Guardate qui. A UV appartenente ad un mezzo l'intervallo di segno mezzo allora sul intervallo di segno 1 2 scusa 1,2 per 1,2 associa radice cubica di V su virgola radice cubica di U per V quadro esattamente appartenente a me questa abiezione di classe C1 calcoliamo il determinante della forma di Jacobiana e poi determinata della matrice di Jacobiana. Allora ragazzi, la parola di Jacobiana siamo alla forma. Seguite anche i conti, così non fare errori. Allora dobbiamo fare la derivata della prima funzione rispetto a U e rispetto a V. Allora la prima funzione, la derivata della radice cubica, che è un terzo meno 1 meno 2 terzi, quindi viene V, no un terzo, poi V su V su elevato, no va vicino a meno, diciamo con le potenze, a meno 2 terzi, d'accordo? Poi la calata di VU, V su rispetto a U, viene V. No, continuate. Questa è una funzione composta. Abbiamo fatto la radice della radice, la radice di V su rispetto a U, che viene V, la derivata di 1 su, quant'è? Meno 1 su 4. Quindi mettiamoci meno fuori. Meno su 1 su 4. Trovate? Poi devo fare la derivata di questa funzione rispetto a V. Viene un terzo, proprio a destra, sì, un terzo, V su alla meno 2 terzi. Allora, la derivata di V su rispetto a V viene 1 su.
Ti trovate? Ragazzi, trovate? Poi, la seconda funzione, elevato rispetto a, quindi esempio, un terzo, per u di 4 elevato a meno 2 terzi, per la derivata rispetto ad u, quindi resta un di 4. Poi abbiamo fatto la derivata rispetto a b, viene un terzo u di 4 alla meno 2 terzi, per rispetto a b, u per 2b. D'accordo? Li trovate, ragazzi? Sì. Trovate i conti? Sì. Possiamo andare avanti? Sì. L'ultimo scorso. Questo? Sì, sì. Questo qui? Sì. Devi farti la derivata di questa funzione rispetto a b. La derivata della radice di un terzo cubi quadro elevato a meno 2 terzi. Questa, la derivata di u di 4 rispetto a b, u è una costante di questa u, la derivata di b 4 è b. D'accordo? Adesso facciamoci i determinanti. Mettici le spalle. Che è uguale. Allora viene 2 meno 2 noni. Poi anche un po' le potenze, cioè vediamo cosa ci sta con b. B ci sta, meno 2 terzi, no, ci un po' più là, meno 2 terzi, poi ci sta più 1, poi ci sta meno 4 terzi, poi ci sta più 1. B elevato alla 0, quindi sai come non ci sta. Ci trovate, ragazzi? Fate i prodotti. Abbiamo il termine con la U. Ci sta. Allora, 2 terzi. 2 terzi. Poi c'è meno 2. Meno 2 terzi. Più 1 e meno 1. Quindi resta 1 su, ci sta il termine 1 su. Qui trovate, ragazzi? Poi meno un nono, lo voglio ragazzi. Meno un nono, c'è un altro di conti. Allora con la B faccio la comunale, B ci sta meno 4 terzi più 2 meno 2 terzi con la B ci sta, sarebbe via la 0 più 1. Poi con la U cosa ci resta? Ci sta meno 2 terzi più 2 terzi meno 1, meno 1, 1 su, resta 1 su, d'accordo? Con 2 noni è uguale a meno 3 noni su, che è uguale a meno un terzo per uno su, d'accordo? E questo non c'è nulla mai, per cui è compreso tra
uno tra uno e due, d'accordo? Ok, allora possiamo applicare la trasformazione. Allora diciamo la misura di E è uguale integrale doppio su E di 1 dx dy. Applicando questa sostituzione viene l'integrale doppio su t, 1 resta 1, per moltiplicare per il modulo del determinante della matrice jacobiana, quindi determinata per un terzo 1 su 1. Guardate ragazzi, dovete farci il modulo, quindi qua ovviamente questo diventa un terzo 1 su 1 di U di B. Che è uguale ad un terzo l'integrale che va, no aspetta, allora questo è un dominio normale rispetto al piano, all'asse U che è rispetto all'asse B, quindi è tra un mezzo, tra uno e due, aperta tondo, l'integrale 1 e 2 di 1 su db du, che è uguale a un terzo 1 su integrale tra 1 e 2, 1 su lo portate fuori, quindi in realtà 1 e 2 in db viene 1 in du, che è uguale a un terzo logaritmo di u calcolato da 2 u, che è uguale a un terzo logaritmo di u. Perché veramente integrato rispetto a 1? Per definizione di integrale, se tu integri la funzione di continuo proprio la misura di E, se vuoi rivedere la definizione, infatti usa la definizione di integrale alla funzione 1. Quando fai le composizioni, le somme superiori e le somme inferiori, ti viene sempre la misura di E. Ah, allora per esercizio. D'accordo? Che tu cosa devi fare? Prendi il dominio di, in questo caso prendi il dominio E, ti fai una decomposizione in dominio normale, di moltiplicare la misura di ogni decomposizione per, diciamo, per esempio per l'estremo superiore, la funzione è 1, l'estremo superiore è 1, quindi resta la misura della decomposizione, fa la somma di tutte queste misure e ti dà la misura di E. Quindi tutti gli elementi, tutte le somme superiori sono del tipo la misura di E, idem le somme inferiori sono del tipo la misura di E, visto che questi due insieme coincidono e tra l'infero del primo e il super del secondo, essendo un solo elemento avete la misura di E, quindi una funzione integrabile e il suo integrale è proprio la misura di E. Continuiamo ragazzi. Ragazzi, andiamo a casa questo esercizio con i domini normali, le forme di riduzione.